Ma salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferilo, se preferite Melochi, siamo in compagnia del piccolo canale emergente Sabaku, Sto quella emergendo. sta emergendo, un po' come la gioia della nostra Angela, che come vedete è molto felice anche lei. Vabbè, mano a mano che si andrà a Per cagare quanto... sotto, comincerà a essere un Esatto. Esatto, personaggio. tra l'altro ovviamente fra un video e l'altro passa un po' di tempo, Sì. quindi abbiamo avuto un attimo la possibilità di carburare. Ovviamente nei commenti già è stato pubblicato il primo video, riccamente demonetizzato, e Che perché, ossimoro. esatto, perché avete fatto un'osservazione giusta, ovvero ci sono delle persone effettivamente che sono fuori corso, nel senso che sono grandi e decidono di andare a studiare. La cosa che comunque a me faceva riflettere, però ripeto, io non ho idea di come funzioni la cultura degli altri paesi da questo punto di vista del sistema scolastico, che comunque di solito questa cosa succede o con le scuole serali o comunque con l'università. Cioè, Sì, da noi tu esatto. pure a 1.000 anni ti puoi laureare, però a me non sembrano laureandi loro. Per carità, può essere, però che fanno le Non lo gite. so, il Gli viaggio poi universitari così fanno... pochi? E appunto, Ah, cioè, mi sembra è un strano. gruppo ristretto, sì. Per cui cos'è una scuola serale? Cioè, non riesco a capire. Così pochi, non è una classe, sono quattro gatti. Tra l'altro hanno un rapporto, per carità, almeno a scuola da me non esisteva, che c'era questo rapporto col professore, che c'è stata quella scena, ti auguro, speravo che morissi, cioè, che ti hanno augurato la morte e quello non ha vacillato, probabilmente gliene dicono di tutti i colori in classe. Cioè, non lo so. Vabbè, ci sarebbe anche da dire che effettivamente è un po' strambo anche partire per un Sì, viaggio di infatti. notte, però per carità, magari costava meno, ci mancherebbe altro. E poi un'altra cosa, oltre al fatto, ma questo già l'avevo scritto nel titolo del primo video, vabbè, siamo completamente rincretiniti, non avevamo riconosciuto i tizi del prologo, che sono chiaramente sempre le stesse persone. Come Questo, no? sì, vabbè, io sono rincretinita, tu mi sei andato dietro, Ma li abbiamo detto che erano le stesse persone. non tutti, dopo, ma inizialmente avevamo il dubbio. Vabbè, ma ne abbiamo parlato parecchio comunque, Sì, però c'era insomma, già quel. che non li abbiamo riconosciuti subito, insomma, teoricamente dovrebbe essere scontato. Non lo so, a me sembrano tutti uguali. Ma sono tutti uguali. Vabbè, ok, comunque, noi saremmo perfetti per fare un identikit di un sospettato. Tipo tre persone, tutte accusate. E poi un'altra cosa, non avevamo la data dell'inizio del prologo, però è chiaro che... La famiglia Vabbè, sì. morta all'inizio, il padre lavorava in Alla quella fabbrica di fabbrica Little che, Hope, sì. esatto, era una Little Hope, e infatti lui diceva non tirare a buona perché probabilmente stavano per chiudere. Quindi dopo quell'avvenimento comunque la fabbrica avrà chiuso e quindi Little Hope si è spopolata. A questo punto toccherà a Nienia giocare. Penso di sì. Io spero non ci sia il bug dell'altra volta, che mi pare che i nomi si erano sballati. Mi pare c'era giocatore 1. Ah, può essere. No, no, io voglio che rimangano i nomi. Ecco, Gnegna il tuo turno con quella Guarda, fa. guarda che fa. Esatto. Piacevole proprio, cioè piacente, simpatica. Simpaticissima. Vediamo un po' come va. Eh sì, io vorrei arrivare alla ciccia, infatti. Per ora cominceranno a esserci le paurine, i misterini, però poi voglio scoprire fatti e Il modo logica. di parlare di quella bambina era strano, quasi Da incomprensibile. come si esprimeva, non sembrava fosse di qui. Questa cosa chiaramente in italiano Più rende che molto altro direi che meno, sembrava avrà avuto una venisse da cosa un'altra super, zona. Sì, avrà avuto peccato, accento sì, particolare. peccato. Da un'altra zona. Non esagerare. Sì, ma è anche scomparsa davanti ai Ah vostri no, occhi e si è scusate. spento il fuoco, testine di. È così difficile pensare. E beh, Il fatto è che in qui... questi generi horror si tende a non farlo. Sì, vabbè, diciamo che la condizione principale perché la storia vada avanti è È che le persone siano... l'idiozia, Esatto, devono sì. essere fondamentalmente stupide. Io sono andata carichissima perché sapevo per certo che qui c'era qualcosa da raccogliere. Ok, una Ah, attenzione, è una cartolina. No, visione. no, no, dici? È una Sì, visione? girala. Ah! Non lo conosciamo lui. O è l'autista? Prenumunizione sbloccata. Sacrificio umano. Ah Sacrificio no, vabbè, umano. quello, Sì, te la fa vedere. ok. Sacrificio umano. Mentre Ok. questa si chiama... Famiglie. Famiglie... Vabbè, sempre cose allegre, ovviamente, a tema stregonesco. Io purtroppo... A me dispiace perché questo non mi deve distrarre dal gioco, però... Giocando... Sentito? Questo gioco mi viene Che voglia di cos'è? Silent Hill. Sì. Deve essere un animale piccolo, notturno. Nulla di pericoloso. Ma quello era un ringhio. Me lo auguro proprio. Vabbè. Se fosse un tasso vi mangerebbe vivi tutti.
Vabbè, magari tasto tranquillo per i fatti suoi. Porca puttana! Sarà un animale. Lo spero tanto, altrimenti... Non l'hanno riconosciuto perché noi abbiamo visto più nitido di loro, diciamo. Sì, sarà un animale, aveva quattro zampe, il pelo comunque, gli zoccoli, per cui... Cosa dovrebbe essere? Un centauro, Da lassù si vedrà meglio. Ah, è partito, ok. Vabbè, vado pure io. C'è una cascata là. Ok, fammi toccacciare. Ah. Ok. Allora, Little Hope, una città restituita alla natura. Nell'immaginario comune, la città fantasma rimanda baracche nel deserto sullo sfondo di arbusti che rotolano al vento. In realtà esistono casi simili anche nel lussureggiante nord-est degli Stati Uniti, dove i boschi hanno sostituito l'uomo, restituendo alla natura insediamenti ormai abbandonati. Ogni città fantasma lo diventa per motivi diversi, ma inevitabilmente riconducibili a fattori economici. Spesso sono il legname, le miniere o l'industria a guidare il boom economico, ma quando le fabbriche iniziano a svuotarsi, lo stesso avviene con le case. Little Hope è un esempio tipico. Una comunità che ha prosperato intorno a uno stabilimento tessile incapace di competere in un mercato globale. Nonostante i numerosi tentativi di salvataggio, l'impianto ha chiuso, innescando un esodo di massa. In breve sono state abbandonate anche la chiesa e la scuola, e ora resta solo la desolazione. Tipo, questa cosa mi piace tantissimo. Per Sì. quanto io spero, è ovvio che proprio anche solo per budget, questi giochi della saga, diciamo, di Dark Pictures non avranno mai la durata e l'ampiezza di quello che è stato Until Dawn, che era comunque un'esclusiva, Ah, chiaramente, quindi aveva certo. un budget superiore, quindi anche a livello grafico, di animazioni, di numero di personaggi, mi sta venendo in inglese il termine, comunque, che partecipanti, no? Però vorrei che ce ne fosse una che mi facesse scattare la scintilla, fosse anche un cavolo se avessero avuto più budget, però vorrei una storia che mi intrippasse. Quella di Man of Medan mi ha fatto cagare, Sì, non no. ci, sì, mi ha fatto proprio cagare, mentre invece vorrei una cosa che mi intrippasse. Questa ha il potenziale di intripparmi, anche per quello che abbiamo visto nella demo, però non ne parliamo adesso, vediamo un po', perché sembrerebbe che ci sia quasi un loop Sì, temporale. apparentemente. Da quello che abbiamo visto nella demo, per adesso non c'è alcuna prova, chiaramente. Per cui. Sì, perché comunque c'è anche lì un'influenza negativa che non è solo di loop, perché c'è questa entità, Sì, c'è questa chiaramente un loop oscurità. innescato da qualcosa. Sì. Però, appunto, loro ne abbiamo visto. No, forse loro nella demo hanno portato a degli eventi del passato che sono a loro volta quelli che Sì, probabilmente. E questo esatto, parla. perché Però. loro influenzano il passato. Loro sono visti dalla Sì. gente del passato, però. Ne parliamo ovviamente quando sarà il momento. Per cui già Come questa cosa un po' andiamo? mi... Guarda, è diventata Non lo so. gentilissima. Secondo te cos'è successo prima? Baciami, sciocco. No. Non ha senso. Non trovo una spiegazione sensata. Non ha assolutamente senso. Cosa si nasconde lì? Lito, vabbè, manteniamo la calma. Devi stare calmo e avere fiducia. Andare nel panico non serve assolutamente a nulla. E ti informo che non ho la minima intenzione di restare qui più dello stretto Cazzo, noi necessario. volevamo farci una gita Sono invece. d'accordo. Beh, Grazie no. per No, l'interesse. grazie per l'interesse. Grazie, le faremo sapere. Ok, che cosa c'è? Uno jumpscare, vero? Eccolo. Ah, è Gollum! È la tipa. È la slinguazzona della demo questa. Sì. Causticità mi fa troppo ridere. Scherno non l'abbiamo sbloccato. E questi sono i rapporti. Poi Sì. non ha... obiettivo non allontanarti dagli altri, solo che tu non puoi allontanarti. Cioè, non Non puoi so quanto ci proprio. sia di fattuale a livello di fallimento degli obiettivi in titoli come questo. Cioè, se io me ne vado. No, scusa, non ti ho sbagliato. Io vado via, no? Proprio tipo. Proprio. Guarda Se fossimo in l'arrogante. Detroit Become Human avremmo un Una. evento. Sì. Io Qui no. sto Qui. andando proprio tranquilla. Proprio me ne sto fottendo. Cioè, proprio. Vado nella nebbia. Vado a scoparmi Pyramid C'è un cambio di inquadratura però. Ah, forse riappari davanti a loro. Sì. Head. Sì,
Sì. Neanche un commentino? No. Però comunque meglio che, non, che un muro invisibile. No, per carità, assolutamente. No, ma l'idea della nebbia così, per quanto probabilmente è solo un maleficio, sì, però alla fine almeno... Funziona, funziona. Sì, in questo caso te lo giustifica pure di gameplay. Che non puoi... No. Io sento flare. Comunque, sento proprio freddo. Questa avrà tutte le cosce bagnate, non nella maniera positiva. Mamma mia. Io vorrei capire questa gita, comunque. Ah, ah, ah. Rubine luminose, fammi toccare tutto, fammi toccare. Ah! Historical okay. Society. La compagnia di teatro storico di Little Hope presenta la strega di Edmonton, da un testo di... messa in scena con costumi storici presso le scuole medie di Little Hope. Ok. Ok. Huh. Ah. D'accordo. Sì. Secondo te c'entra con quello che abbiamo visto? No, può darsi. Potrebbe essere, ma non sembrava niente del genere. Non so cosa sia peggio. Le apparizioni spettrali o una città di sfigati è in costume. È un evento teatrale delle medie. Sì, ma infatti... Ho capito l'amnesia, però cioè don't be a dick. Cioè. Sì, vabbè, ma almeno lui è giustificato dall'essere, da parlare strano, perché ha preso una botta forte, per cui cioè, almeno è giustificato una commozione cerebrale. Il problema... Non è che il teatro è stupido, poi sì. È scuola, cioè lasciali fare. Sì, ma infatti. Anzi, è cultura. Ma mi mandasse, forse che a me non mi hanno andato a vedere Pinocchio di Benigni. Magari cioè... un po' bigottina come cultura, però. Sì, ma meglio l'esterno, io preferisco. Pensa un po', a me hanno fatto vedere, te l'ho detto, Pinocchio sì. di Benigni. Sinceramente, meglio lo spettacolo teatrale sulle streghe. Volevo morire. No, ma in questo caso penso che lo facciano proprio loro. Ah, è la bimba, bambina? Sì. Sì, ah, guarda, proprio. Giustamente si annoia Satana, quindi gioca. Sì, vabbè, ma diciamo Satana probabilmente sarà magari qualche cosa malefica generica. È forse l'unica vera strega, che ti devo dire? Oddio, no, perché comunque la figura malefica alle spalle l'abbiamo vista, aveva questa influenza maligna, però dico, si dice Satana, però teoricamente, sì, vabbè, certo. Ma anche nella mito, nell'iconografia sono tantissimi demoni, sì. Per cui potrebbe essere qualunque cosa. Poi carino, negli esorcismi alla fine, cioè, se li chiami per nome ti rispondono. Sono pure educatissimi. C'è qualcosa più avanti? Penso che l'abbiano visto anche loro, eh. Se così. Non era il ponte, vabbè, ce ne saranno mille in questi posti. Dove? Dove? Ci muoviamo? Sì, ma state calmi. Sono d'accordo. Beh sì, il fatto che si siano fermati un po' in mezzo anche a me avrebbe stranito. Guardate! Ehi, un attimo! Fermati! Tu ti sei beccata l'unica persona consenziente. Si deve comunque. Pur dire. Questa è la classica scena di un film. Ah, 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 ah! Oh no, ho bloccato. Hai bloccato in un momento... Sì, il gruppo ha visto una ragazzina fuggire nel buio sul ponte sospeso. Ah, perché una... Scusami, ma queste cose sono obbligatorie, perdonami. Certamente sì. E allora perché mi ha rilevamento bussola? Vabbè. La bussola comunque fa parte di qualunque script del gioco. No, io... Cioè, le bussole erano di solito... Vedi? Tipo, se io avessi detto mi fido, lui sì. non avrebbe detto che temeva che potesse essere male. Cioè, di solito la bussola è proprio... Vedi, John ha accettato il drink, no? Sì. Se invece non l'avesse accettato, la bussola avrebbe detto un'altra cosa. Però, questa... sono macro eventi. Vabbè, ok, siamo pro. Niente, siamo persi i jumpscare, ragazzi. Mi dispiace. Vabbè, e ora che facciamo? Montaggio, ma c'era il suono di tensione. Sì. Me ne occupo io. Voi restate qui. Sono pentita tantissimo di non aver scelto John. Io voglio vedere questo rilevamento bussola nuovo. Fai no, il cazzo è ti prego, fa attenzione. Qui il rivelamento riguarda il fatto che sia andato a proporre lui. Esatto. Perché è cazzuto. Esatto. Dannazione. È la stessa situazione di prima. Eh no, è più grave. Secondo te il prof è in pericolo? Cioè, vi siete divisi per 2 metri ed è scomparso davanti ai vostri occhi. Una nebbia così fitta che si agisce. Ok, io non dico niente. Autonomamente non è quello che è successo prima. Speriamo che stia bene. Ok. Che ha? Ah, sbadigliato.
Sì, andiamo, cioè, cioè, non c'è abbastanza tensione. Che cos'è? Che c'è? Non lo so. Mi sento inutile. Qualcuno di noi avrebbe dovuto farsi avanti. Io non dico niente. Stavo per fare... Non hai niente da dire? Ma vaffanculo! Una pessima battuta, ma no. No, dillo, dillo. Ho un cattivo presentimento. Vabbè, qualcuno si sarebbe dovuto fare avanti a insegnare a doppiare, però... Non... No, vabbè, quello è un po' cane, sì. No, quello è un po' bestia, sì. Poi magari lo hanno fatto in uno stato terribile. Sì, ho capito. Senza neanche vedere ma le scene. Ma senza ombra di dubbio questo, cioè, ho capito, però... Ma sai, se ti trovi davanti scritto dovevo andare, dici come, dove, quando, in questa situazione, con quale personaggio? Va tutto bene? Poracci. Sono disorientato. Nella nebbia non ti vedevo. Hai visto la bambina? Sai che ti ho vista prima, seriamente. Mi sembra strano, perché io invece non ti ho visto. Indossavi dei vestiti diversi e parlavi in modo strano. Sembravi uscita da una... Questo probabilmente magari con la curator's cut. Mi avrei scambiata per un'altra. Sono il tuo insegnante, credi davvero che non riesca a riconoscerti? Di chiunque si fosse trattato non ero io. Ora smettila, mi stai spaventando. Io me ne chiamo fuori. Me ne chiamo fuori! Voglio che prendiamo strade differenti da quella per la città. Adesso è la nebbia che decide dove andiamo. Vaffanculo. Io provo di qua. Sembra che voglia dire... Ehi, non li guardate i film dell'orrore. Mai, mai dividersi. Sì, vabbè, allora sono stupidi. E io vado anche senza di te. Forse dividersi non è una buona idea, Taylor. Io non intendo andare laggiù. Andrò con John. Oddio, aspetta, io non so i nomi. Aspetta. Vabbè, Taylor è quella, è la tipa, no? E allora non vado con Taylor, io sto con Andrew. Ha ragione lui. La città è vicina. Andiamo tutti insieme. Taci, nonna, non intrometterti. Ok, ma che cazzo vuoi? A quale Taylor ha ragione. Divisi, cioè, avremo più possibilità. Angela l'ha trattata malissimo. Sì, ho capito, ma nessuno, ma non è che... È pericoloso lasciarti andare in giro sola. In due gruppi sarà più facile trovare un modo. No. Ed è questo quello che conta, giusto? Forse hai ragione. Se la nebbia dovesse diradarsi e voi trovaste aiuto, mandate qualcuno in città a recuperarci. Veramente mi state dicendo che vicino a un ponte non prende nulla? Beh, giustamente c'è la città abbandonata, quindi non ci saranno ripetitori. Gnegno, il tuo turno. Oh, sono Andrew. Sono sicuro che troveremo aiuto prima degli altri. Ecco. Ecco. L'importante è riuscirci, non arrivare primi. Ha ragione questa lei, saggezza, cioè... incredibile. Esatto. Faccia prima io, nonna. Sai, fammi vedere la bussola. Metti un attimo gli eventi per curiosità. Dovrebbe essere R1. No? Esatto. Eccolo. Profonda indulgenza e figura di riferimento. Cosa dice? Angela non ha reagito alla decisione di John di affrontare la ragazzina. Ok. John c'è... Ok, ha affrontato la ragazzina sul ponte coperto, d'accordo. Però l'ha preso di iniziativa sua. Sì, quindi forse è stato perché ha bevuto, esatto. Ha bevuto e quindi si è preso di coraggio. Sì, 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 è quello. Questi piccoli dettagli automatici mi piacciono un sacco. Cosa succede? Ok, vabbè, ti aspettavo. Un attimo. C'è qualcosa. Attento. Cosa? A me sembrava un tizio con un triciclo. Basta reazione improvvisa. Cos'è? Grazie. Sembra... Ma sono scappati da un tizio con un triciclo. Con innaturalezza. Ma infatti era un tizio piegato sul ponte. Cioè tu vedi. Che ma... Guardalo! Ma che faccia è? Tu vedi un'ombra di una bambina apparire e la nebbia addensarsi alle tue spalle e far scomparire con chi eri e vado io! E poi cammini su un ponte, vedi un tizio apparire normalmente per profondità di campo e visibilità appunto della... No, della... ma la grazia è proprio lanciata. E poi ha fatto... E ed è rotolato giù da un dirupo senza neanche guardare bene cosa ci fosse sotto. Muovere troppo che mi sfoghi qua. Ho capito! Ma anche non inculandosi gli altri. Anzi, non ha detto una parola. Ci manca solo. Prendi loro! Lasciami, c'è. Va tutto bene qui. Ma fa culo, coglione! A posto.
Quel rumore era solo il vecchio del bar in bicicletta. Che vorrei capire come ha fatto a superarvi. Ma guardalo, è pure spacco di terra. Ci sarà un sentiero più agevole. Ma per ti rendi conto della coglionata che hai fatto? Sì, ma torna su. Ma ragazzi, ma che cazzo fate? Tornate sul ponte, ma perché dovete andare nel sentiero buio? Perché sto coglione si è rotolato giù dal ponte perché ha visto un'ombra all'orizzonte senza dire una parola. Ma perché non risalgono? Io spero che questa sia la cosa più stupida che mai succederà in questa come storia. Mi spieghi ciò che abbiamo visto? No, mi spiegate cosa. Non senso. So che a Little Hope ci furono processi alle streghe esattamente come a Salem. Sì, ho tornato. Come finì? Tu possa immaginare. Ma se anche avessi avuto timore che fosse un malintenzionato o qualcosa di ostile, cosa ma di qualcosa. Se premi, ti ricordo, e poi con L1 puoi muoverti più veloce. Sì, 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 ma mi guardo in te. Infatti. Secondo me questi due possono avere la ship. Che c'è? Romance. Sei preoccupata? Tutto bene? Sì, grazie. Sto bene, più o meno. Ma qui c'è qualcosa... quello che ci è successo è difficile da dimenticare. Sta ancora succedendo, Angela. Ognuno reagisce come può. John ha bisogno di comandare, di sentirsi il maschio alfa. Mentre Daniel e Taylor si lasciano guidare da qualcosa di diverso, da un istinto quasi animalesco. Cosa stai... Non dire nulla, Andrew. Ok. Questa cosa è stata... Del resto avrai capito che c'è una sola persona al mondo di cui ti puoi veramente fidare. Te stesso. Non essere scettica sul gruppo. Se restiamo uniti... Guarda, Angela, possiamo uscire da questo casino. Non ne sono sicura. Sai, parli come Daniel. Raggiungiamo John. Oh, santo cielo, un altro. Sempre con strano, denso, liquido rosso a terra. Vabbè, sarà chiaramente che lo sciroppo. Nessuno nota. Sì, ma perché verbale. Non dicono di nulla? Cioè, tipo... Io, allora, posso dire cosa penserei io? Che c'è un gruppo di satanisti, o comunque di gente che fa rituali strani con fluidi umani. E ne approfitta in una città deserta. Esatto, quindi, e afferra le persone quindi, e ti fa a pezzi. Esatto, vai via. O comunque magari non fa a pezzi gli sconosciuti, ma rapisce in maniera sistematica. Quella aveva la gambetta rotta. Sì. Sì, però, dico, quella roba non è naturale, per cui... Se non è lo spirito maligno, è gente malintenzionata comunque. Esatto. E non so cosa sia peggio, questo sinceramente. Rimasto... Cosa? Ti sto aspettando. Bloccatino? No, ti sto aspettando. Sì, 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 stavo guardando se avessi visto qualcosa davanti. No, no, ti sto aspettando. Tutto con bene? Amore. Ho la sensazione che Angela mi giudichi per mettermi in difficoltà. Lo fa. Sento di avere una certa responsabilità. Wow, Sherlock! Complimenti! Sotto la mia tutela. Meriti di essere il nostro leader, eh? Tu come ti comporteresti al posto mio? Sei maschio, nulla, alfa. Nulla sfugge al tuo occhio. Allora... Oh, santo cielo. Smettila di preoccuparti per te stesso, devi pensare anche a noi. Santo cielo. Io mi sto preoccupando per voi e vengo ringraziato così. Ma che stai guardando? Come tutti gli altri, mi stai giudicando. Ecco. Parli sempre troppo. c'ero. Mi spiace, John, so che non è facile per te. Va tutto bene. Grazie. Lo senti la fondamentalità di questo dialogo comunque? Vabbè, questo in realtà è proprio fondamentale a livelli di conseguenze, perché se lo tratti male qui ti odia vita per tutta non la mi run. Mi piace. Non avere timore. Ecco, non potevi dirlo davanti al feticcio sporco di sangue. È molto inquietante. Guarda Angela delle fratte. Guarda Angela lì che sembra un fantasma. Sembra tipo impiccata, non lo so. Mi piace come tieni la torcia in maniera utile. Voi volete entrare, sì? Se sicuro che... Magari prima quello con la torcia. No, ma sai, sicuramente ci sarà da chiedere aiuto lì dentro, palese. Aspetta! A me mi fa morire, lui è fantastico.
È il suo È la superpotere. seconda volta che scappa come una merda. Cioè, lui succede qualcosa, non reagisce. Non parla, non dice niente, scappa. Vola! Cioè, vola. Se ci fosse stato un fiume, si sarebbe buttato nell'acqua, avrebbe nuotato lontano. Beh, io vorrei capire, stavano cercando Vabbè, aiuto. ok. Aspetta, ok, dai, attenzione. In realtà in questi casi, devo dire la verità, che è tutto talmente poco davvero pericoloso che mi farei tranquillamente vedere, per anche solo percepire che o è un animale o Ma è un secondo me lo tizio. vedi che c'è l'animale, tanto è triangolo, Ma anche se non fosse un animale, d'accordo, se si fosse contestualizzato nella storia che c'è una sorta di pericoloso gruppo di persone che fa pezzi Cosa c'è? rapiti o Tutto bene? animali. C'era Ok, ma qualcosa che si nessuno ne muoveva. parla. Che cosa hai intenzione di Negno mio, fare? abbiamo visto Maggiore, le mattonelle assolutamente. prendere fuoco e secondo te non c'è una cosa L'effrazione non è un soprannaturale? reato. No, appunto. Beh, resterà fra noi. Comunque, Vorrei che ci fosse un pochino più non di c'è insight da nessuno. parte di questi grossi, grandi, adulti Homo sapiens, i quali ora scopriranno come fare la stessa cosa e si uniranno al gruppo. Esatto. Ticci! Puoi girarlo, eh? Sì. Aprirlo, ok. Ah. D'accordo. Lo so, volevo zoomare, invece mi ha aperto la pagina. Torna lì. Che succede? Segreto Ah, non mi trovato. interessa, prima voglio leggere. Quindi non posso zoomare. Ok, maledizioni New Impariamo a Age. fare le C'era davvero macumbe. bisogno di chiamarle New Age? Dai, impariamo a Che voi fare. crediate o C'è scritto meno, realmente New Age Curses. appunto, parlavo di narrativa interna. Che voi crediate o meno nel karma e nelle sue conseguenze, magie come le maledizioni e le stregonerie portano con sé implicazioni etiche da tenere in considerazione. Decisamente più complesse di quelle di un semplice incantesimo d'amore. Ah, beh, prendo atto. Alcune scuole di pensiero le vietano del tutto, altre le consentono per autodifesa. In ogni caso, il praticante farà bene porsi ad alcune domande prima di praticare questo genere di magie nefaste. Quanto si tiene dal risultato? Un esito diverso dalle aspettative può portare a delusione e scoramento. Si sta ricorrendo alla magia per guadagno personale. Emozioni come avarizia e invidia possono interferire con la magia stessa. Si dice che non lanci una granata Che questa. se non Che lancio. se non lanci una granata, questa prima o poi ti esplode in mano. Non è che si dice, ragazzo mio, come funzionano le granate. Lo stesso può dirsi di questo genere di magia. Se non credete alla regola del 3, seguite almeno la regola d'oro di Rudolf Steiner. Per ogni passo compiuto verso la conoscenza superiore, se ne compiano 3 in direzione del proprio perfezionamento. Iniziazione. Conseguire la conoscenza dei mondi superiori. Vabbè, questa è la. Bloodborne. I capelli di una persona si possono impiegare in rituali diversi, dalle magie d'amore. Se mischiati con dello zolfo. Casting love spell. Ok. Take 3 steps. No, sono. Vabbè, Ok. ok, se mischiati con dello zolfo e seppelliti diventano una potente fattura. Ok, D'accordo, va però vedi che c'è la pighetta. No, bene. c'era l'altra Sì, pagina. lo so, ma quando ho tolto il testo l'ho chiuso. Ora lo riprenderò e aprirò la seconda pagina. Non. Ok. Vedi che c'è la pieghetta nella pagina, quindi Sì, qualcuno ha è un preso. segnalibro, esatto. Esatto, si è. Ah no, niente, forse sono solo rovinato. No, no, Ah. è sicuro, è proprio un Ok. segno. Il sole e la luna sono molto importanti per chi pratica la magia. Il sole rappresenta la mo. Cosa fai? Ok. Fermo. Ok, il sole rappresenta la morte e la rinascita di Dio, il cui ciclo vitale è segnato dalla ruota dell'anno. Il sole nasce al solstizio d'inverno, matura in primavera, prospera al solstizio d'estate e decade in autunno-inverno fino alla prossima rinascita. Sostiene la vita, nutre la natura che ci dà sostentamento e ci riscalda. La luna rappresenta la sacra dea, sovrana dei cieli, è la custode dei misteri, regina dei poteri psichici e dei regni invisibili. La luna si identifica con il ciclo mestruale femminile, le sue fasi rispecchiano il triplice aspetto della dea. La luna crescente è la giovane vergine, la luna piena è la madre incinta, la luna nuova è la megera Megera. decrepita. La megera, sì, è la megera decrepita, per essere la vita che nasce, invece no. Il sole e la luna rappresentano l'equilibrio cosmico delle forze universali del maschile e del femminile. Intorno a questi simboli ruotano disparati misteri della condizione umana, come l'amore, la passione, la fertilità, la morte, la rinascita e l'aldilà. Sono di ispirazione per i maghi moderni. Le congreghe Wicca tradizionali venerano la dea durante gli Esbat, alla luna piena, mentre le tradizioni druidiche celebrano i solstizi solari e gli equinozi. Sole e luna. Questi talismani magici rappresentano il maschile e il femminile, gli amanti cosmici.
portano fortuna e assicurano protezione e fertilità alle cose. Ma mi fa piacere che tra una pagina e l'altra si passa dalla macumba al sacro simbolo d'amore e protezione. Comunque. E sono cerchiate. Sì, vediamo sì. Un po' se c'è una terza pagina. Non penso. Non c'è. No, perché ti ha dato il segreto quando sei andato là. TC c'è scritto. TC, esatto. Sono delle iniziali che secondo me bisogna tenere parecchio d'occhio. Sì, però comunque chiunque fosse questa persona è un porco perché non ci scrive sopra i libri, comunque a prescindere. Non si fanno le pieghette nelle... Io lo farei tantissimo. Vabbè, infatti è una brutta persona, chiaramente. Oh, mi fa piacere proprio John... No, John adesso io... lo prenderò per il culo per sempre, cioè diventerà, ora basta, è semplicemente un larva, cioè non cioè come... E non è detto che la trovi, secondo me, questa. No, però è in realtà un indizio importante, perché potremmo decidere di lasciarla lì, in quanto in realtà non possiamo lasciarla lì, forse. No, ora non la puoi lasciare più, però non... puoi non trovarla. Perché comunque nella visione c'era lui con la pistola. Ma non era quella pistola, mi invece sembra. Sì, era un revolver. Sì, ma mi sembrava molto curiosare? Più grosso di quello. Vabbè, magari okay. Era la prospettiva. Allora. Dentro ho trovato questa. Che cosa fai con una pistola? Era sotto il pavimento. Anche tenerla senza il dito sul grilletto. Sì, ma infatti leva il cazzo di dito. Le armi sono pericolose e siamo già abbastanza nei guai. Voglio tenerla. Con tutto quello che sta succedendo, chissà, può sempre servire. Ammazzare qualcuno è l'ultima cosa che ci serve. Ha ragione. Starò lei. Attento, tranquilla. Gli uomini e le armi. Tieni quell'arnese dentro ai pantaloni. Non voglio più vederlo. Che senza contesto, comunque, è veramente una brutta se cosa da dire. Se soltanto Taylor fosse lì a sentire. No, più che altro, questa è una cosa che non deve mai vedere John, che se scappa come spara, cioè, come si muove una foglia, uccide un cristiano. Guarda quante cosine sta trovando il gnegno. Ti prego di qualcosa, ti prego. Guarda, questa forse... Che razza di posto è questo? Cioè, questo... Buongiorno. Questo è inquietante, la runa di sangue per terra. Madonna. Con il feticcio, non lo è. Ma se l'è fatta di gran carriera comunque, proprio... Ma non è proprio, si è proprio voltato dietro. No. Mica è tornato indietro dopo. No, guarda quello stronzo. È rimasto là il pezzo di merda. Ma d'ora in poi è... Come cazzo è scavalcato? Ah, no, è aperto, okay. Con la paura. Si è lanciato a delfino. Lo sfondo, cioè basta, è una larva proprio, ma è fine. Morse, morto. Ma devi tornare indietro comunque, eh? Andrew ha una pistola. E ora ti sparo. Cosa? Una pistola? Sei impazzito. Allora, Angela, hai rotto il cazzo, eh? Perché farne una questione di stato e spifferare tutto a John? Io detesto le armi. Sono pericolose e sono inutili. Mi dispiace che non ci arrivi anche tu. Fa come vuoi. Se quella pistola ti dà sicurezza, allora tienitela. Ormai non mi interessa più. Ormai? Ormai. Hai fatto una figura di merda. Ma più che altro vorrei dire che comunque, a parte l'incidente, ancora non è successo niente. Cioè, non qualche visione, ma... Non è successo niente. Ma John è una... Cioè, è un vigliacco terribile. Cioè, non è successo... Ah, qui questa forse è la parte... Questa è la nostra occasione. Dentro potremmo trovare una radio oppure un telefono. Magari anche il nostro autista. Possiamo parlare di come sei Dai, scappato? Dai, cerca qualcosa per rompere il vetro. Troviamo tu. No, ma infatti l'ha detto a se stesso, però... Vabbè, cioè, sparare al vetro magari no, eh. Cioè, puoi anche usare la pistola come mazzuolo per romperla, sì. Non è che serve per forza sparare. Allora. Che perché pochi colpi, quindi non è proprio il caso. Qui ci saranno 700.000 segreti, sicuramente, in giro. Questa è la classica cosa. Il sasso. Sì. Che epifania, ragazzi. Dammelo. Ora sfondo la finestra. Dai, fagli fare, prendi... Tranquillo, ci penso io. Va bene. Se te la senti. Se te la senti, se te eh. La senti. Non per tutti. Prendere una finestra da 5 metri... Che qui sono non per tutti. Se non reggi la pressione. 5 metri. Se non reggi la pressione. Sono tranquillo. Per dire. Stai John. Zitto. Perché ha detto 5 metri sotto ti c'era 10? Una mossa. Se continuate di questo passo marciranno gli infissi e il vetro cadrà da solo John, prima sei che abbiate scappato finito. Perché hai sentito il rumore di cioè. Sì.
Te la senti? Strike. Faremo di te una stella del baseball. Non è stata solo fortuna. Fortuna? Sì. Come fai a mancare quella cosa? Ma sono un gruppo di imbecilli. Mi sembra sicuro. Ma poi sono dialoghi di... ti avvicina, glielo sbatti sopra. Sono dialoghi di idiocrasi questi. Te la senti? Te la senti? Ah, devi buttarla nel buco. Tocca a te. Mi sono basito che, a parte il fatto che non mi ha dato niente, il tuo non mi turno ha dato, non mi ha dato respiro, non mi ha fatto esplorare. Ma questa no, cosa in questi casi, allora, no, questo, in questi sì, giochi questo... quando vedi la cosa da raccogliere non la devi raccogliere. Ma questo dialogo del vediamo se riesci a colpire la finestra, che qua probabilmente è diverso, magari se fai andare Angela con un'altra persona, quindi non c'è il dialogo, sì, della cosa, magari qui succede qualcos'altro. E vabbè, questi sono quelli fidanzati, no? Sì. Continuo a sbagliare tasto. No, stavo cercando di capire. Ah, questi sono i segreti. Ok, che è molto confusa comunque questa cosa. Non capisco. Non capisco perché di due colori diversi. No, sarà una questione capisce soltanto carina oppure vabbè. Non è detto, però. Andrew, ho visto Vince in bicicletta. Ok, va bene. Ha trovato una pistola. Ha detto a John Candy, ha trovato una pistola. Ha mostrato la pistola d'Angela, ma l'ha conservata nonostante i timori di lei. Vabbè, ok. Probabilmente potremmo usarla in qualche momento. Sì, sì. Probabilmente non serviva tu un cazzo. Credi alla storia di Angela? Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. Non ti interessa? Sicura? Posso luciarti, guarda, do fastidio. Non ci metto la luce addosso. Guarda il culo. Ah, vabbè, gente che corre allegra. Dai, anche da destra, non si sa mai. Ah, ma a sinistra c'è qualcosa. Land for sale. Che cosa è stato? Sembrava qualcuno. Ecco, ho saltato pure il dialogo e niente, vabbè. Certo che è ancora in vendita. Che investi... Vabbè, dai. Non pensavo che bloccasse il dialogo, vabbè. E non è davvero in vendita, David. Era in vendita. No. C'era l'oggettino sbrillino, l'hai visto l'oggettino, sì, sbrillino? E niente, non posso prenderlo. Dove sono finita? Ok. Quindi lo prendo dopo, sbrillino? Là. L'hai visto che sbrilla? Sì, lì. Vabbè, non ci posso arrivare. Forse poi la nebbia si sposta. Ah! Entriamo dentro una scuola abbandonata dove sicuramente troveremo la soluzione ai nostri problemi. C'è sicuramente l'autista qui dentro. Perché avranno chiuso la scuola? Perché abbandonate se ne no, sono andati. No, lascia perdere. Anche se riuscissi per impedire a scavare, vandalismo. Non ti seguirei. Per cercare di fermare la scuola. Ah, ok, almeno non stanno entrando. Di qui non si passa. Forse ho commesso un errore. Non importa. Abbiamo scelto noi di venire. Noi. Noi perché... Vabbè. Noi perché potenzialmente c'è Angela, no? Sì. Ah, ok, vabbè. Guarda, vabbè, se fossero entrati alla scuola, scusami, ma che pro. Ah, ecco, ok, adesso... Vedi, però non è ben educata comunque, ci fa fare le cose. Segui la bambina? Segui, sì, è quella che è apparsa prima. Sì, ma non devo... Perché dovrei seguirla? Vabbè, ok. Beh, perché comunque è l'unica cosa che... Ok. Uno zoom... Playground. Uno zoom drammatico. Beh, qua tutto è drammatico. Mi piace che il raggio di luce della torcia sia comunque minimo. Sì. Questa cosa è carina. Allora, io non ti seguo. Vado a farmi i cacchi miei e a toccare tutte le cose segrete. Ah, sì, c'è un altro simbolo. Ti prego, solo il luna, ecco di qua. Qualcosa, dai. D'accordo. Sì. Dai. No? Nah. Vabbè, cioè, questa è la cosa più normale che abbiamo visto. Sì, la persona che aveva quel libro... Quella non è molto normale. No, per niente. La persona che aveva quel libro ha cerchiato il sole e la luna e per qualche ragione anche la pozione d'amore, ma niente, evidentemente. No, la macumba. No, sì, non l'aveva cerchiata però, la macumba. È sottolineata. Sì. Che c'era scritto? Un cacchio. Sarà il parco giochi. Playground, immagino. Ritorno sì, sotto. Sì, okay. Sì. Ok. Io le ignoro, non le do confidenza.
che è ovvio che ci sono le cose da raccogliere. Ah, questo penso che possa essere importante. È una dichiarazione d'amore? Ma se lo sembra un prete, stanno pregando. Poi sì, perché sono entrambi in ginocchio, non solo uno. No. Anche lei è in ginocchio. Sono entrambi in ginocchio. Ma stanno pregando. Stanno pregando, sì. Ok. C'è qualche interazione stupida qua? No, non credo che vogliamo divertirsi. Magari qua c'è il nostro autista. No. Ok. Chi è che paga ancora l'elettricità? Laggiù! Ehi, va tutto bene? Chi sei? Cosa ci fai qui? Questa situazione non ha assolutamente senso. È la stessa bambina che hanno visto Angela e Andrew. Non ne ho idea. Se fossi in te non lo farei. Ah, adesso hanno il... hanno la visione. Che diavolo succede? Ditemi che non è vero. Siete più cauti, non deve trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Il bambino del passato è fantasticamente, graficamente stupendo. Vieni fuori, Mary. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No! Ma che cosa... Dobbiamo andarci da qui. Indiscrezione. Non abbandonatemi. Ve ne prego. Chi è che supplichi? Il male ti corrompe. Ormai è evidente. Avete preso un abbaglio. Sono una bambina. Il diavolo non dà peso a me. Amy viene corteggiata. Ho potuto vederlo con i miei occhi. Giungerò alla verità a qualunque costo. Che poi lui è... lui era il tizio, il poliziotto, quello all'inizio. Quello che li ha fatti deviare. Il cugino. Ma che cazzo? Oh, finalmente. Si può sapere dialogo. Che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Okay. Io non capisco. No, è impossibile. È meglio farlo. Non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Non sono visioni casuali, ragazzi. Non potreste mai creare quelle immagini. Ok. Perché altro se l'hanno vista entrambi. Appunto, chiaramente. Esatto. Più che altro abbiamo visto, ok, questa è un'altra roba, c'è questo c'è il mostro quadrupede, diciamo, che però è veloce, quindi non è quello affogato, no, sono cose diverse. No, quello tra l'altro si muove in maniera erratica, quindi è proprio il classico... mostro vibrante. Sì. Ah, ok, sì, questo è il... Sì, ma che orrore quello che facevano. Vabbè. Che cazzo di animali. Per fortuna sei qui. Noi ci salveremo. Ok? Bella la luce. Sì, sì. No, a parte l'effetto sui capelli, comunque l'illuminazione l'hanno sempre fatta fichissima. Anche Until Dawn è una roba incredibile. E le texture ripetute a terra. Vergogna. Ci sarà qualcuno. Potrebbero aiutarci. Da quella parte. Ti aiuto. Beh, t'avvisano tipo 3 anni prima comunque. Sì, sì, sì. Ah.
che poi qui chiaramente, non essendo un'esclusiva, non c'è quella, una feature fichissima, fichissima di Until Dawn, che è stai fermo. Sì, sì, mi ricordo. E quella, non ci sono alcune parti, ci porterà fuori dalla se città. Sbagli muori, no. Cioè, non hai... Niente strade. Fino alla fine, andrà, cioè fino all'ultimo secondo di gioco, pensi di esserti salvato. Andare lì tutto a puttane in un secondo. Cioè, la parte finale è proprio difficile. Ok, dai, che qua c'è un altro segreto. Ma buongiorno! Immagino che in cuffia chi sta guardando il video abbia appena sofferto molto. Ok, sempre sole e luna. Segreto trovato. Peter è l'unico impiegato in un misterioso rituale. La voce della presenza di streghe e di troppo sembrano fondate. Ok. Poi forse non è sole e luna quella, altra cosa. Vediamo un po'. Non si può vedere. Andando via, forse sì. Ti allontani un po'. Ecco, gira di resto. Sto cercando. Sì. Tra l'altro sporco di qualcosa, sangue. Sì, io direi che la roba... Che questo... Allora, continuo a dire, o sono degli appassionati dello sciroppo... di fragola o di acero, sì, oppure con le sangue. Nessuno parli del sangue, no, sempre... è completamente fuori di testa. Cioè, a questo punto bastava non metterlo, dico, non c'era niente di male. Non è che devi per forza schizzare sangue dappertutto. Ma poi non erano schizzi, comunque c'erano tranquillamente. Doveva essere un supermercato. Ah, sì? Ehi, qui c'è qualcosa. Oh, sì? Allora, i Carver vogliono chiudere le fabbriche e vendere il terreno. Non è, porterebbe, devasterebbe la comunità. Il sindacato ha fatto un'offerta di salvare la fabbrica e la città. Firmate la nostra petizione per suonare la famiglia Carver ad accettare l'offerta del sindacato. Date chiare dettagli, va bene. Sì, come qualunque, sì, come sì, qualunque sì. Petizione non ha funzionato. Esatto. Change.org. E... niente, qua. C'è veramente un vicolino cieco così stupidino che non mi porta a nulla. Sono rimasta malissimo. Micro deposito del negozio dove mettere le scatole. No, nel senso speravo di... Vabbè, qui la porta sarà chiusa. Sì, sì, devi spingere. Ah, sì. Possiamo trovare un'altra via. Sì, troviamo un'altra via. E qui penso che possiamo scegliere se salire dalla finestra o da qua. Penso che tu debba semplicemente spingere il... Oppure salire da qua. Però vedi, la finestra è rotta. La finestra... Sì, hai ragione, vedi? Lo spingi in avanti, non indietro. Appunto. Allora uso le scale, per carità. E ora? Dammi una spinta. Voglio arrivare alla scala. Puoi scegliere chi far entrare, capito? Sì, perché sì, sennò sì, entra sì. Lei. Mamma mia, ce la fa. Questo mi piace, che non sono supereroi, comunque. Sei sicuro? Vorresti entrare? Entro prima io. Fammi entrare, do un'occhiata. Se è tutto tranquillo, apro la porta. Non sono convinta. Non mi piace l'idea di stare qui da sola. Torno subito, promesso. Sì, sì, qua sicuramente puoi scegliere chi far entrare, perché alla fine vai nello stesso posto. Il telefono. E perché? Per la torcia. Dentro è buio. Fa presto, però. Sì. Lanciamelo. Ecco. Veramente? Cioè, io non ho parole. Tornare indietro e prenderlo come le persone normali, poi cade, si spacca. Io non verbo, vabbè. Pisciaci sopra, magari. Tanto io non capisco. Sono dentro. Com'è? Sicuro? Mi spero sembra. Di fare bu a John a un certo punto e farlo scappare da qualche parte. Con qualunque personaggio. Allora, informare c'è stata la sua attività, la contrazione di affari conseguente dei propri clienti, va bene. Oh no, dovevo girarlo. Secondo me c'è disegnato un pene dietro. Vediamo. Secondo me c'è qualcosa dietro, tipo... culo. Ecco. No. Ah, merce da rimuovere. Niente, sono molto delusa da questa cosa. Aspettavo qualche cosa satanica, tipo, dietro. Ma no, perché questo posto comunque non... è... Ah, certo, sono sicura che non ci sarà nessuno jumpscare qui dentro. Neanche uno. Ma non... è davvero abbandonato, nel senso che... Qui si può... No. No, no. Però qui sì. Eccolo là. Dai, c'è un segreto qua. No? No. C'è solo una scena
figa con, sì, la, con la Resident Evil. Esatto. Ok, qui mi sembra di capire non si possa passare. Ok, visione. Ma... salve comunque. Okay. Lama rituale? Bene. Veramente? Sul serio? Guarda. Okay. Attenzione. A seguito di un'antica diversione della sua condotta, il reverendo avrebbe preso parte a una messa satanica. Un testimone afferma del sacerdote della chiesa episcopale non ha posto resistenza all'arresto. Il reverendo Leonard Carson, 48 anni, sottoposto a un'attesa imputazione, non ha mai visto il reverendo comportarsi in maniera sconveniente. Il suo interesse alla stregoneria è puramente accademico. Non ha mai mancato di mettere in guardia i genitori dalle insidie dell'occulto. Un altro parrocchiano ha affermato che il reverendo è innocente. Quella ragazzina ma stare al centro dell'attenzione, è risaputo, si sarà inventata tutto. Il reverendo è un bravo uomo, un uomo di Dio. Non credo che abbia fatto una cosa simile. C'è sempre stato vicino, sono tutte menzogne. No, quindi evidentemente anche... sta bambina continua a tormentare sto tipo, comunque a fargli fare cose sbagliate. Cioè, indipendentemente dall'epoca, comunque rompe le scatole. Esatto, fa leva sempre sulla fede, la cosa gli fa fare cose sconvenienti. Ok. E là? C'è nessuno? Pensa, e se la porta non si apre? Vabbè. Le dici di spingere il... Ma ha preso la torcia? Ha preso una torcia? Può essere magari si rompe il telefono e poi tipo te la fai al buio e poi magari... Sarebbe carino. Sarebbe carino. Una torcia magari funziona per grazia di Dio perché ha senso. Vabbè, prima funziona. Vai a prendere la ragazza. No. Così. No. Per carità. Taylor, la porta è bloccata. D'accordo, allora provo a fare il giro. No, se entra ti fanno avanzare. Volevo esplorare. Ti prego, passa, ti prego. Ok. Mi parte la crisi da The Last of Us. Che c'è? Da The Last of Us 2. E voglio raccogliere, lottare tutto. Io un po' più veloce l'avrei potuto fare, eh. Che non fai battute sulle baguette. Mamma mia, che ridere. Che ridere. Le lacrime, porca miseria. Ti ricordi quando avevo esplodere il cervello di quella lì? Mamma mia, morte di merda. Ehi? Che c'è? Un gatto, sarà un animale, dai. Un topo grosso quanto un coccodrillo, probabilmente. Si è mangiato tutta la carne in scatola. O forse finalmente vedremo la bambina anche qui. Ha fatto il giro. Non ci passo. Questa finestra è sprangata. Come sei arrivata qui? Ho trovato un passaggio sul lato. Fantastico, mi sono arrampicato per niente. Il buco nella recinzione è troppo piccolo. Ti saresti bloccato. Com'è lì? Ho fatto... Non ci si annoia. Ho fatto amicizia con alcuni topi. Tranquilla, sembrano inoffensivi. Vai all'ingresso, io ti aspetto lì. Certo. Ma guarda le scarpe. Sì. E basta. Un attimo, arrivo subito. Sì. Fare cagare sotto le persone. Palesemente non è lei stavolta, quindi succederà il delirio. Vabbè, ruba tutto. Coraggio. Non mi deludere. Ma sei serio? Una città fantasma che ci abbia il segnale. Oddio, potrebbe. Ma chi è? Ma la prima cosa che fanno è staccare tutto. Non c'è una chiave, però. Vabbè, è un collezionabile carino. Ah. È lo stesso... Te lo sei inculato, veramente? Hai intenzione... il portachiavi che aveva il padre del prologo. Ah, sì. Vabbè, carino, carino. Cioè, come le tazze. Sì, sì. Io non capisco perché si è inculato il portachiavi al papà numero uno. Ehi, ho capito! Sto arrivando! Ora la bimba. Sicuramente non è lei.
No, voglio toccare le cose. Perché devo urlare per forza? Perfetto. Che cosa? La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi, qual è il problema? Giungeranno presto qui. Parla come Cerca papà. Di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non riesco a capire. Non mi so dare una ragione. Io affronto. Non un passo di più. D'accordo, ma devi spiegarmi come sono arrivato qui e soprattutto dove cazzo siamo. Modera il tono. Ma qui dov'è? Sei al corrente delle accuse a mia moglie Amy? Cosa? Non ti conosco. John, apri la porta, Joseph, all'istante. Sei diverso, che hai? Sei diverso. Sembra che tu sia cambiato anche nel vestire. Ha chiamato John. Joseph, se non apri subito. No, ha chiamato John il professore. Perché il professore in realtà è questo Joseph. Che facciamo? Si è cambiato perché forse lo conosce. No, il professore, il non professore che ha chiamato lui John. No. Reverendo Carver. No. John è il nome del professore. Lo so. Lui è stato il ragazzo che l'ha chiamato. Qui un mandato ufficiale per l'arresto di Amy. No, però si è cambiato anche nel vestire. Sì, esatto. Perché probabilmente c'è uno uguale. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Mary. A condannarla è soltanto la parola di una bambina. Consegnati spontaneamente allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Non aver timore. Vedrò di risolvere questo impiccio. Piace tantissimo come non si sia stupito che ci fosse una persona dentro casa. Invece anche lo conosce. Tu che ci fai qui? Tipo, esatto, no, per no. Dire, no? Allora forse è davvero Taylor. Dove eri finito? Infatti, ok. Cioè doveva succedere qualcosa a livello proprio sì, di sì, ritmo. Sì, 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 sì. Però sembri agitato, cos'hai? Hai avuto un'altra visione? Santa Taylor. È stato diverso. Potevano vedermi e sentirmi. Però non ci giurerei. Erano molto spaventati. C'è qualcos'altro? Il prete. Quello del parco giochi. Non lo so, non aveva molto senso. Scherzi? No. Era terrorizzato. Come temesse che il demonio fosse lì. Terrorizzato. In che razza di storia siamo finiti? È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. Ok. Ok, sono particolarmente seguiti. Va bene, allora io direi che la prossima volta continuiamo e sarà il turno di Gnegno. Bene. In realtà è successo pochino. Sì, sì, però vabbè, al di là di alcune scelte incredibilmente atroci, perlomeno qui la soluzione è sicuramente diversa e meno intuibile di gas allucinogeno, quindi ben venga. Sì, mi viene da pensare, cioè a questo punto non penso che effettivamente sia il barbatrucco. Cioè lì dice ok, il frutto della mente, però qua comunque sono oggettivamente le stesse persone. Sì, 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 cioè non c'è un dubbio su questo, per cui non è una proiezione. Perché le entità stesse riconoscono il prossimo come qualcuno che conoscono nel loro tempo. Quindi esatto, quindi boh, vediamo, carino, ok, appunto, tranne qualche
qualche inciampone un po' così. Io ringrazio il buon Sabagus Begu per la sua compagnia, ringrazio voi, come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando non fate spoiler, se li fate lasciate, cioè commentate però lasciando spazio in maniera da non rovinare l'esperienza né a noi né a chi magari sta seguendo la serie di pari passo con la nostra avventura, e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video, ciao!